Adriano Olivetti era un personaggio unico, un uomo complesso, diverso da tutti gli altri industriali italiani. Mi sembra che una domanda che molti si pongono, cosa è successo dopo Adriano? Era entrato in Olivetti, che era l'azienda più avanzata d'Italia, più avanzata tecnologicamente e più avanzata intellettualmente proprio per la cultura aziendale. Unione di sintesi fra la produzione, la commercializzazione e la rappresentazione di sé. Infatti è un po' inspiegabile per gli stranieri vedere questa dedizione, questa qualità. Andare molto in profondità, questo è sempre stato il modello Olivetti, secondo me. Tutto doveva essere progettato e bene, forse anche solo il cestino dei rifiuti. La cura del design veniva insieme, avanti insieme al progetto. Non era una sola struttura, era pensata insieme all'oggetto. Olivetti was one of the first companies that understood that design is about utility, but it's also about emotional senses. Quest'idea che un prodotto comunica valore, oltre proprio alla funzionalità dell'oggetto. Era una cultura di comunicazione, non è che si diceva c'è delle macchine. Sceglievano molto bene le persone e le lasciava assolutamente libere perché si fidava della loro, come dire, sapienza, no? Non si spaventavano mai alle proposte trasgressive certe volte. Si può dire che era la scuola Olivetti. Era un'azienda che ti stimolava perché entravi in una piccola comunità. Erano tutti partecipi di questa cosa che era obiettivamente ti lasciava affascinato. Il pensiero era che si poteva contribuire con il design a cambiare un po' il mondo. Io se sono qui con voi è perché sono ancora dell'Olivetti.